Questo è un video di viaggi, però è un video di viaggi un po' particolare, perlomeno per questo canale, perché vi farò conoscere dei posti che non avevo mai presentato prima d'ora sul canale di Sebastiano Serafini in Giappone. Gelato al ramen! Buongiorno ragazzi, sto per andare a fare colazione con le ostriche alle 6 del mattino. Mamma mia, è proprio notte fonda, però vabbè, speriamo che mi venga fame. Allora, non chiedetemi come, ma sono riuscito a fare i capelli in tipo 10 minuti. Sbrighiamoci che sennò arriviamo tardi. Certo che però l'appuntamento alle 6:10 è troppo presto, io ho sonno. Comunque ragazzi, devo dire che l'hotel dove ho dormito, che è il Riga, è proprio figo, ve lo consiglio se venite qui a Hiroshima. Oddio, che fame, che fame. Comunque, buongiorno a tutti, stiamo per salire su questo bus. C'è un po' di sonno, però vabbè, tutto a posto, ci siamo svegliati e quindi tutto bene. Adesso stiamo per andare a Miyajima. Bene ragazzi, non so con quale coraggio andremo a mangiare le ostriche alle 6 di mattina. Ecco, spero vi piaccia il look di oggi. Ok, adesso stiamo per salire sulla barca, ragazzi. Fa un po' di freddo, però sono curiosissimo di vedere cosa succederà. Guardate che bello però, eh. Buongiorno. Buongiorno. Ohayou. Ciao. Ohayou. Ammetto che è freddino, però mi piace sempre andare in barca, quindi ci sta. Ragazzi, siamo arrivati a destination. Pure Kaki? Kaki, ah, ok, Kaki sarebbero, vabbè, le ostriche. Ho appena chiesto al Sojushi, che sarebbe il capitano della barca, perché i Kaki sono così costosi. Perché gli ho detto, ce ne sono così tanti, perché costano così tanto? E mi ha detto che è perché ci mettono 3 anni a formarsi, quindi capito, non sono così costose se ci si pensa. Guardate che roba, oh mio Dio. Wow! E adesso si va a fare colazione! Ragazzi, questo è un Kairo. Questo qua praticamente reagisce all'aria e diventa bello caldo. Vedete come fa la nostra Yuko? Comunque, il nostro Kotaro-san, pensate che è nato a Miyajima, ha fatto la scuola e poi ogni mattina veniva a prendere la barca per andare da quella parte, a parte andare alle superiori. Ecco qui il portale di entrata dello Tsukushima Jinja. E tra l'altro, ragazzi, se venite quando c'è l'alta marea, potete passare direttamente nel mezzo con la barca. Vabbè, il nostro capitano ci ha detto che se veniamo quando ci sono i sakura, la neve è ancora più bello, quindi davvero vi consiglio di venirci qua in queste stagioni. Avete capito come funziona? Quindi questa praticamente sarebbe la conchiglia dell'otate e sull'otate praticamente si mettono tutti questi tana che così fanno crescere le conchiglie del kaki e poi dopo che passa un po' di tempo diventano così. Guardate che roba, non vedo l'ora di mangiarla, vi dico la verità. E qua le lavano e una volta lavate. Oh ragazzi, finalmente un po' di calduccio, si stava morendo di freddo. Wow, guardate che buono. Questa è la zuppa con i kaki e c'è anche un po' di riso. Questo lo usano per il tabehodai, quindi se si vuole mangiare tante cose in fretta si mette questo, così si cucinano prima, però in questo caso le facciamo piano pian piano. Quando saranno pronte si apriranno e le possiamo mangiare. Assaggiamo anche questo zosui. Guardate che meraviglia, poi sembra che si muovano. Sembrano troppo buone. Adesso Yuko ci apre una conchiglia, vediamo. Wow. Ah, sembra buonissimo, mamma mia, non me lo dovevo assaggiare. Ragazzi, adesso si cucinano anche le brioche, vi rendete conto? Wow, ragazzi! Buona colazione! Ok, ragazzi, adesso saliamo su un'altra barca e andremo diretti a Miyajima. Non vedo l'ora di vederla da quel lato e mi hanno detto che si vedranno un sacco di cervi, quindi sarà un po' come essere a Nara, però sulle spiagge. Che carino! Qua c'è scritto e guardate qui cosa c'è scritto: Ashigo Kakesho, che vorrebbe dire praticamente, sapete quando si va da un locale all'altro e si va, andiamo in uno, poi andiamo nell'altro, poi andiamo nell'altro, si dice Ashigo e di solito si va a bere qualcosa. Invece qua Ashigo Kaki vuol dire che si va in un posto e si mangiano delle ostriche, poi si va in un altro e si mangiano delle ostriche. E allora c'è un po' questa specie di vignetta un po' scherzosa che hanno messo per fare questa bandiera. Divertente. Ok, pronti per salire in barca. Ecco che saliamo sulla barca. Oh my god, they are kissing. Oh, che bello, finalmente rivedo un cerbiatto. Ragazzi,
ragazzi, vedete che praticamente in cima a questo gate, a questo tori, c'è quel tetto fatto tutto di pietre, pesa ben 7 tonnellate e quindi permette a questo portale di rimanere in piedi da solo. Veramente bellissimo. L'hanno costruito per la prima volta nel 1168 e l'ultimo che è stato costruito, che è l'ottavo, nel 1875. E vedete la differenza qui e lì? Perché praticamente adesso c'è la bassa marea e quindi possiamo vedere un po' di nero sotto. Questi in realtà sono tutti i seguaci di Buddha. Guardate quanti ce ne sono. Hanno tutti un po' la faccia diversa e si dice che si può trovare uno che ci può anche assomigliare. Per esempio, quello che sembra Yuko, ha detto Yuko che è? Oh, poi credo. E ho finalmente trovato quello che mi assomiglia. Guardate questo, è troppo forte. Ragazzi, non lo so, cioè è veramente una cosa strana essere qui. Oh. Se lo leggete tutto vi porterà fortuna. Praticamente voi girandolo è come se lo state leggendo e quindi vi entrerà tutto dentro e vi porterà fortuna. Si dice Mani Guruma. Mani Guruma. Oh, beautiful, beautiful, that's it. E ragazzi, questo è Emma, che sarebbe il capo dell'inferno. Sarà lui che giudicherà la vostra anima se è meritevole di andare in paradiso. Guardate che bello, che c'è una bellissima scicca. Guardate che meraviglia anche di qua, è bellissimo. Wow. Ragazzi, questo posto è davvero di una bellezza incredibile. Oggi devo dire che siamo fortunatissimi perché ci sono davvero pochissime persone. Qua praticamente ci sono degli spazi tra le travi e questo perché questo santuario è stato costruito sul mare. Quindi se per caso arrivano le onde quando c'è l'alta marea, le onde passano attraverso questo spazio e allora non si rompe. Questo è un punto importante perché in passato veniva usato dai messaggeri del Tenno, ovvero del Lord. Le persone normali non potevano salirci. Questo edificio, che è di colore diverso rispetto al resto, era un palcoscenico per le esibizioni di No. Queste esibizioni teatrali di questa specie di danza molto lenta, che è tipica proprio della cultura e della tradizione giapponese. Quel legno più chiaro che vedete è il legno di pino, che è considerato un simbolo di fortuna per lo Shinto. Guardate che bello che c'è un altro cerbiatto anche qui. Quanto è carino. Vi ricordo che per la religione shintoista i cervi sono i messaggeri degli dei. Guardate che bello. E adesso andiamo a mangiare anago a Kinsuikan. È un ristorante famoso e mi hanno detto che è veramente buonissimo. E ragazzi, finalmente è arrivata l'ora del cibo. E guardate qui, stiamo per mangiare l'anago. Guardate quante cose buone. Assaggiamola. Guardate che mega pezzo di anago. Sembra buonissima. Ragazzi, buon appetito. È davvero delizioso. Poi qui abbiamo anche delle sukemono, il kombu e una zuppa asari. Buon appetito e ci vediamo dopo pranzo. Yuko nani o katta no? Omiyage? Praticamente allora Yuko si è presa questo cervo e c'è scritto Shika, che vuol dire cervo in giapponese. Però vedete che c'è questo, quindi è per allungare la parola. Infatti è allungata, allora è tipo Shika. E adesso andiamo a vedere un importante ponte veramente speciale, che è il Kintaikyo.
Ragazzi, sono sicuro che molti di voi si chiederanno: ma perché ha questa forma così strana? E il motivo è perché quando i samurai dovevano andare al castello, che è quell'edificio lassù, spesso questo fiume distruggeva praticamente il ponte, perché all'inizio era un ponte normale e l'hanno distrutto più volte, finché è venuta questa idea di fare questo ponte a blocchi, che così era più difficile che si distruggesse. Guardate che spettacolo, ragazzi, è bellissimo. Questa era la casa di un samurai. Samurai. Guardate che meraviglia. Questa è la porta che usavano le persone normali e questa è il proprietario della casa, o comunque la persona più importante, entrava invece dal cancello principale. Guardate che belli i fiori di Umè. I fiori di Umè ci sono sia bianchi che rosa. Il profumo è fantastico. E questo è sempre un altro Umè, questo è un profumo ancora più intenso. E ragazzi, comunque queste sono case che sono abitate, quindi sono potenzialmente comprabili. Non oso immaginare il costo, però per chi volesse potete farvi avanti. Questo ristorante, oh, qua c'hanno veramente tutti i gusti possibili ed immaginabili. C'è il gusto wasabi, il gusto ochazukemoaru, ramen. Il gusto ramen, il gusto curry, il gusto garlic, il gusto natto. Ragazzi, abbiamo appena ordinato. Ah, se mi sei in ciotto, tutta la mia canale. Hi. Tutta la giovane. Hello, hi, what's your name? Seiya. Sento Seiya, no? Seiya. Seiya. Yokatta. Questo è il gelato al ramen, signore e signori. Ragazzi, stiamo per assaggiarlo. Itadakimasu, il gelato al ramen. Non male. E adesso guardiamo il nostro amico. Allora, natto, glace, est-ce que ça passe? Com'è? Ramen. Is it good? Yeah, really natto taste. Il est fort. Does it really taste like natto? You wanna try? Sure. It does really taste like natto. Ragazzi, non si potrebbe camminare mentre si mangia, però abbiamo qua i capi della città che ci stanno guardando e quindi ci hanno detto che va bene, perché dobbiamo fare il video e dobbiamo anche sbrigarci. Oddio, con un impetto di tagone. Ragazzi, il gelato al natto. E adesso facciamoci il timbro di Yamaguchi. Peppere pe. Ah, guardate, con il ponte dove siamo appena stati. Yay! Guardate Yuko com'è felice e contenta. Andiamo nel famosissimo caffè Alice. Ragazzi, ecco qui il caffettino d'oggi. E adesso ci spostiamo da Yamaguchi nella prefettura di Kumamoto con lo Shinkansen, che è il treno ad alta velocità. Guardate che bello, adesso si sale sullo Shinkansen. Ecco qui che è arrivato il treno. Ragazzi, riconoscete questo personaggio? Sono arrivato a Kumamoto. Pepperepe. Ecco qui il resto del gruppo. Adesso andiamo a mangiare. Guardate, c'è Kumamon ovunque, questo personaggio. Mamma mia che freddino. Questa sera mi sa che si va a mangiare giapponese, un course giapponese. Quindi non vedo l'ora di arrivare, che c'ho una fame da lupi. Kumbawa. Guardate che meraviglia, oggi sì che si va in un ristorante come si deve. E dovete togliervi le scarpe quando entrate in questo ristorante, ecco così. Wow, guardate che bel posto. Guardate che meraviglia, sono qui a mangiare con la vista del castello. Thank you for coming to Kumamoto. Koko Kumamoto wa Hinokuni to yobarete orimashite. Kumamoto, here is Kumamoto prefecture and Kumamoto is called the Hinokuni, means the fire country. もう一つ水の都とも呼ばれております。And also here is a kind of county of water too. They can drink tap water, but tap water contains a lot of minerals. Not the same as Tokyo's tap water. Oggi assaggio lo Zuiyo, questo nihonshu giapponese che mi verrà offerto caldo. Onegai, hai, arrivati siamoos. Allora, qui abbiamo un cavallo, qui abbiamo del rencon con della mostarda. Queste sono un po' di vegetable. Tra l'altro, ragazzi, sono contentissimo che Nakagawa mi ha regalato questi origami. Non vedo l'ora di costruirli a casa. Sono davvero onorato che la città di Kumamoto mi abbia voluto ospitare e abbia voluto fare questo progetto con me. Grazie davvero. Ragazzi, guardate che meraviglia. Questo è il chicken amakusadayo, che è famosissimo e anche costosissimo qui a Kumamoto. Lo dovete assolutamente assaggiare se venite. È arrivata anche la tempura, ragazzi. Guardate che meraviglia.
meraviglia. Kanpai, kanpai, kanpai. Oh no, wait, wait, everybody's gonna try to get lower. Yeah, Kenjogo, Kenjogo, all live. Stiamo bevendo il nihonshu di Asso, che andiamo a vederlo dopo domani. Che combinazione! Questo è il riso con i funghi shimeji. Wow ragazzi, che meraviglia! Davvero delizioso. Wow, ed ecco che è arrivato il dolce. Ragazzi, è stato veramente buonissimo. Un'esperienza culinaria che non dimenticherò mai. Grazie davvero, Kumamoto. Arigato gozaimashita. Hai. Ed eccomi arrivato in hotel a Kumamoto. Mamma mia, che giornatina. Apriamo e vediamo com'è la stanza. Tadaima. Ecco qui la stanzetta di oggi. Qui c'è il bagno. Guardate in che condizioni. Comunque ciao a tutti ragazzi. Vabbè, la vasca è bianchissimo questo posto. Guardate com'è bella la vasca. Non vedo l'ora di farmi un bel bagnetto. Poi qui c'è l'armadio. Questo è per piegare i pantaloni dei kaishain, ossia degli impiegati. Uno specchio. Sono sempre fatte molto simili le stanze giapponesi in realtà. E poi qui abbiamo due letti. Oh, favoloso. Come al solito lo yukata, che appena fatto il bagno lo indosserò. E vabbè, la televisione è una stanza abbastanza normale, nulla di particolare. Adesso voglio vedere che vista abbiamo. Mamma mia. Ed ecco qui una bella vista di Kumamoto. Wow, è bellissimo. Dal 19° piano. Niente male, direi. Devo dire che mi sento onoratissimo e sono felicissimo che l'ente del turismo di queste prefetture giapponesi abbia deciso di invitare proprio me in questi luoghi meravigliosi. Mi ha seguito tutto il tempo, mi sta facendo mangiare delle cose buonissime e fare anche delle esperienze nuovissime per me, come la pesca ai kaki. Che vabbè, non sono i cacchi questi, sono i cacchi questi, eh. Spero che il video vi piacerà. E se vi piacciono questi video di viaggio, vi prego, perché è molto difficile farli girare, di lasciare un mi piace e condividerlo con i vostri amici o anche commentarlo, perché davvero ognuno di voi potrebbe contribuire a far crescere questo canale. Già vedere che comunque mi scrivete che vi piacciono tantissimo i miei video mi fa davvero tanto piacere. Cerco sempre di rispondervi. Durante questo periodo che ho fatto questo viaggio sono stato un filino più assente, ho risposto un po' meno, ma spero che mi capiate, perché la schedule era veramente difficile, perché mi sono svegliato tutti i giorni alle 6 fino alle 9 con piacere, perché veramente erano luoghi che volevo farvi vedere, però ovviamente non sono riuscito a rispondere, quindi perdonatemi se non sono riuscito a leggere tutti i commenti, però appena me ne torno a Tokyo li leggerò sicuramente. Grazie allora di cuore. Oyasumi, good night, buonanotte, ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.